è chiaro che chi ha come me una storia lunga di impegno e di passione nella magistratura per la giustizia e per la verità, decidere di impegnarsi in un'avventura così nuova e anche ovviamente politicamente rischiosa, perché mi sono reso conto in questi anni, sapete, io ho sempre percepito un limite nella mia attività, il limite del fatto che era soltanto un primo passo, è quello che fa la magistratura. Occorre il secondo passo, la seconda fase è quella che è mancata, la fase della costruzione, la fase della proposta, la fase della politica. Si è fatto un po' attendere, ma poi Antonio Ingroia, candidato premier della lista Rivoluzione Civile, ha incontrato i suoi sostenitori nella sala Nullo Baldini di via Quacciovanni. Sala strapiena per ascoltare i 10 passi attraverso cui iniziare e fare la Rivoluzione Civile, attraverso legalità, tutela dei diritti della persona, nuove politiche antimafia e uno sviluppo economico che rispetti l'ambiente. Allora, oggi qui appunto nella sala della provincia per incontrare Ingroia, Rivoluzione Civile. Conosce già il programma? Lei è un simpatizzante o più curiosità? Conosco il programma, sono simpatizzante, vengo da un altro partito, ma non cambia niente perché questo è un gruppo di persone dalla società civile e da partiti che si è unito per creare un programma, un progetto. E quindi sono venuto a sentire il programma che verrà, spero, sviscerato un po' di più. Ecco, io lo conosco a grandi linee, tutto qui. Una figura come Ingroia mancava nel, diciamo, quadro politico italiano? Beh, direi di sì. Legalità soprattutto. Quindi mancava e ce n'è bisogno, non solo mancava. Adesso credo sia ancora più necessario di prima, visto e considerato le ultime cose che sono successe a livello dei vari governi che si sono succeduti. Io sono un vecchio comunista e ho un dispiacere enorme, che è quello di non trovarla più la bandiera rossa. Sono qui fiducioso che, nonostante la bandiera, i contenuti possono comunque essere dalla parte della classe operaia e dei lavoratori, perché oggi non c'è più nessuno dalla parte dei lavoratori. Il PD è diventata la vecchia DC. Ho finito. E sente lei? Condivido quello che ha detto. Io avrei voluto trovare nella scheda elettorale il simbolo del Partito Comunista Italiano. Questo non è stato possibile e bisogna accontentarsi. Staremo a vedere. Ma senta, ma il programma di Ingroia già lo conosce oppure questa è una mattinata in cui appunto anche chiarirsi un po' le idee? Il programma di Ingroia più o meno è il programma che poteva essere benissimo della federazione della sinistra o di un partito comunista, insomma. La difesa della legalità è sempre stata della sinistra, perché la destra non ha bisogno di legalità. Quindi potenzialmente Ingroia è un nostro alleato, è solo che ha questo piccolo difetto che la bandiera non è quella tradizionale. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.